Belli da quando faccio il sindaco di Napoli. Speriamo che qui possa essere un luogo di creatività, di energie, di sviluppo, di lavoro, di cultura, di musica, di arte, ma anche di spensieratezza, perché 60 ettari ti consentano anche di avere dei momenti di libertà che certe volte nella frenesia della vita quotidiana non si riescono ad avere. Stiamo rianimando ciò che era morto, quindi zoo, la mostra un grandissimo lavoro, adesso passeremo a Dedellandia, pochino alla volta si restituisce Napoli al suo splendore, siamo felicissimi perché i napoletani sono felici di questo, i turisti sono tantissimi e questo è il modo migliore per affrontare la crisi. Questa è l'unica area integrata a cui prestissimo spero potremo aggiungere anche Edenlandia. Parliamo di 625.000 metri quadri di fortuna e di opportunità per la città di Napoli, di ennesima fortuna e opportunità, che però da oggi possiamo dire cominciamo a utilizzare, cominciamo a valorizzare, perché ci adeguiamo agli standard delle grandi città internazionali che hanno centri polifunzionali per l'intrattenimento di qualità. Qui possiamo fare teatro, benessere, education come nel caso dello zoo, ma anche con tante iniziative nell'India. Stiamo incubando nella mostra d'oltremare tante iniziative di giovani e meno giovani che però hanno capacità e voglia di fare, e quindi è l'inizio di un percorso, però di un percorso programmato, costruito, estremamente serio, inserito in un piano industriale di sviluppo che quindi siamo certi che troverà la risposta non solo dei napoletani ma anche del mondo, dei turisti, degli interessi e delle imprese internazionali, perché le potenzialità ci stanno. C'era da solo, saranno i napoletani a dirlo di te. Dai il permesso per aprire. Tutti quanti gli danno a mangiare. No, guarda. Lorenzo. È un po' fanno.